Sanzago di Tortora, luogo simbolo della lotta all'inquinamento per le bellezze che custodisce. Per questo motivo, per il secondo anno consecutivo, il Comitato in difesa del fiume Noce e Libera della Lago Negrese hanno organizzato la manifestazione L'ambiente è un bene comune, difendiamolo, che si è svolta ieri, domenica 29 giugno. I manifestanti si sono radunati davanti i cancelli del discusso impianto di depurazione e compostaggio di località Sanzago, emblema di quello che i tortoresi e gli abitanti della Valle del Noce vogliono allontanare da questo territorio. La prima richiesta che si muove in questa calda giornata estiva è quella di una delocalizzazione dell'impianto costruito all'interno di una zona SIC, sito di interesse comunitario, e la revoca definitiva da parte della Regione Calabria dell'autorizzazione integrata ambientale in seguito al sequestro preventivo dell'area per sospette attività inquinanti. Un documento di cui si è fatto portavoce il Comune di Tortora e che è stato sottoscritto da tutti i centri della valle. Le richieste di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Calabria sarà firmata, se non è stata già firmata, perché io l'ho mandata a tutti i sindaci della valle oggi stesso, e darà più forza alla richiesta del Comune di Tortora. Noi crediamo che per tutti i trascorsi di questa società, che poi abbia cambiato nome ma ha avuto sempre la stessa matrice, io dicevo i trascorsi giudiziari, tutti i vari sequestri, anche i gradi di giudizio che sono stati, che hanno già visto varie condanne, parliamo di circa 15 anni di mala amministrazione, mala conduzione dell'impianto. Noi pensiamo che oltre alla sospensione ci doveva essere una revoca. La chiederemo a nome di tutti i sindaci della valle, sperando di avere più fortuna adesso. Se non sarà così, abbiamo dato mandato già ai nostri avvocati, che ci seguiranno nella causa, nella costituzione di parte civile. Andremo avanti in questa battaglia di civiltà. A questo punto è una battaglia di civiltà. Noi oggi vogliamo riparlare di Sanzago, ma riparlare di tutto ciò che l'asta del fiume Noce rappresenta per la nostra economia anche. Non dimentichiamoci che il fiume Noce sbuca nel mare Tirreno, il mare Tirreno è meta di bagnanti, è l'unica risorsa economica. Insomma, sono cose trite e ritrite che diciamo sempre, e quindi vorremmo che tutta la popolazione si rendesse conto che l'ambiente, inteso come cioè localizzato lungo la Valle del Noce, è da salvaguardare, qualora ce ne fosse bisogno di dirlo, più del resto del territorio. Mi riferisco ai vari depuratori che sversano nel fiume Noce, mi riferisco anche all'incuria della stessa popolazione che viene e che ritorna dal mare, che lascia le buste di plastica sulle piazzole, che danno un'immagine sconcertante, avvilente. Stiamo conducendo una battaglia anche con l'ANAS, per una battaglia in senso positivo, perché vorremmo dare un contributo fattivo come comune anche all'ANAS, per esempio per istituire una task force anche con intervento comunale che riesca a tenere pulite queste zone dove si verificano dei depositi incontrollati e sono delle vere e proprie discariche. È un peccato, guardate, io anche stamattina ho notato che sono state pulite alcune piazzole, però la pulizia ha riguardato giusto la piazzola, ma le nostre buste di plastica le abbiamo a un metro dal guardaraio. Se questo metro diventa un po' di più, ce le ritroviamo nel fiume Noce, eccetera, eccetera. Quindi non si tratta di essere ambientalisti, si tratta solamente di voler bene al proprio territorio. E poi in un momento in cui siamo in pieno processo Marlane e stiamo ascoltando, stiamo apprendendo tutto ciò che è derivato da quella fabbrica, è chiaro che la preoccupazione c'è ed è tanta, riguarda la nostra salute, la salute dei nostri figli, e non vorremmo trovarci da qui a 20, 30, 50 anni con gli stessi problemi che ha dato la Marlane, perché siamo stati colpevolmente poco attenti su ciò che il fiume Noce porta sulle nostre spiagge. Manifestazioni così importanti ci vedono partecipi in modo attivo, perché noi ci siamo schierati apertamente alla difesa dell'ambiente, e sia per quanto riguarda il fiume Noce come per quanto riguarda la centrale idroelettrica di Fiumicello che si sta per realizzare.
e quindi siamo sensibili a queste cose e cerchiamo di ottenere dei risultati positivi per il territorio. Questa discarica è un dramma per tutto il territorio, non solo per Maratea, ma anche per Tortora, per Nemoli, Trecchina, per tutti i paesi del Lago Negrese che beneficiano di questo patrimonio che è il fiume Noce. Una marcia molto partecipata perché sto vedendo persone dei vari comuni, vedo persone di Lauria, di Trecchina, di Tortora, Praia a Mare. Quindi la cosa è sentita, è avvertita dalla popolazione, noi i primi cittadini siamo al fianco e davanti a tutte queste persone e cerchiamo di lanciare questo messaggio a chi deve decidere che queste cose non avvengano più e si sospenda questo deturpamento. Una marcia per l'ambiente che ha mostrato ai partecipanti un patrimonio che non sempre viene visto, apprezzato e salvaguardato a dovere. Da qui l'apertura del dibattito. Questa è la seconda volta che siamo qui, a distanza di un anno dalla prima volta, per toccare tutti i temi che riguardano il fiume, che è, diciamo, l'arteria vitale della Valle del Noce ed è, diciamo, un elemento fondamentale anche degli equilibri biologici, anche per il mare, per la qualità dell'acqua della costa e così via. Qua ci sono problemi sicuramente di inquinamenti di varia natura e di varia origine, dal cattivo funzionamento dei depuratori a sversamenti di rifiuti, localizzazioni forse improprie come quello di questo impianto che c'è qui a San Sago, che si trova in un'area SIC. Questa è un'area, è un sito di interesse comunitario, cioè l'Europa l'ha individuato come un luogo che ha delle emergenze di carattere ambientale, cioè ci sono delle ricchezze nella flora e nella fauna che meritano di essere tutelate. Allora, noi crediamo che non sia la collocazione più idonea per un impianto di questo genere, al di là poi delle tematiche sul funzionamento, su come è stato gestito, su cui poi non tocca a noi intervenire, c'è la magistratura che ha aperto da tempo una serie di inchieste, eccetera. Comunque il problema del fiume è un problema fondamentale, perché come dicevo è l'arteria vitale di tutto un territorio, no? Il fiume è l'asse, diciamo, no? Attraverso cui tutte le acque si convogliano, no? Se è sano il fiume è sano il territorio, se è sano il territorio è sana la costa su cui esso si affaccia, quindi è un interesse comune del Lago Negrese, dell'Alto Cosentino, del Golfo di Policastro portare avanti questa battaglia, che è una battaglia di legalità, di corretto funzionamento anche delle norme che riguardano l'ambiente, che riguardano anche la salute delle persone. Sono tutte tematiche assolutamente fondamentali, quindi ci stiamo lavorando e ci lavoreremo ancora. Dunque la seconda manifestazione in difesa del fiume, la prima dal sequestro degli impianti, vuole sottolineare quanto il contributo di ciascuno di noi può aiutare in questa causa che abbraccia non solo la salute del corso d'acqua, ma di tutti noi. Noi l'anno scorso facemmo la prima adunata e in quell'occasione eravamo di fronte a un impianto di compostaggio sequestrato, un impianto di compostaggio e comunque all'attenzione concentrata su questo impianto di compostaggio che dava problemi. Se ricordate la costruzione di quel mega impianto, di quel mega capannone, eccetera, eccetera. E in quell'occasione io proprio dissi che stavamo per puntare, diciamo, le nostre attenzioni anche sul depuratore, perché ci sorprendeva che un depuratore diciamo della portata di questo di San Sago potesse smaltire tutto il materiale che confluiva qui. I fatti ci hanno dato ragione, perché le indagini hanno accertato che per almeno per circa il 50% dei giorni all'anno questo depuratore ha trattato più di quanto poteva trattare, più di quanto era consentito dall'ordinanza. L'avevamo detto, siamo stati di parola e adesso a distanza di un anno ci ritroviamo in una zona in cui effettivamente non si fa attività di depurazione. Noi speriamo che sia un buon viatico questo e che l'anno prossimo, sempre in questo posto, celebriamo praticamente la chiusura definitiva di questi impianti. Le indagini che è stata effettuata ha messo in luce delle problematiche, delle criticità che noi avevamo in qualche modo ipotizzato. A noi non tocca svolgere un ruolo di, diciamo, sostituirci alla magistratura, alla polizia, agli organi inquirenti. Naturalmente noi segnaliamo
che diciamo qui ci sono delle problematiche che forse sconsigliavano, come dicevo prima, la collocazione qui di un determinato impianto. I recenti avvenimenti, diciamo, confermano alcune preoccupazioni. Noi non diciamo nulla a questo proposito, diciamo, ci rimettiamo a quelle che saranno le risultanze di queste inchieste, le sentenze della magistratura, che va rispettata nel suo lavoro, e speriamo che da tutto questo possa comunque uscire fuori una situazione diversa per il nostro territorio. Questa marcia vuole essere dunque un mostrare le bellezze di questo territorio, le bellezze del fiume Noce. Certo, certo. Ha questa finalità, valorizzare il nostro territorio. Per quanto riguarda questo impianto di cui parlavamo prima, noi ne chiediamo la delocalizzazione, al di là degli aspetti, diciamo, legati alla gestione, corretta o non corretta, perché riteniamo che questo territorio abbia un'altra vocazione. Su questo sì, sicuramente vogliamo insistere su questo aspetto. Purtroppo è scarsa la partecipazione politica. Beh, diciamo che noi come comitato abbiamo cercato un po' di creare un ponte tra una spinta della cittadinanza, una sensibilità che c'era, che è un po' altalenante, insomma, no, però esiste, poi magari non c'è una partecipazione sempre come dovrebbe essere. Comunque c'è sicuramente una grandissima consapevolezza dei problemi, dell'importanza dei problemi. E c'è anche molta sfiducia. Noi stiamo cercando di lavorare per mettere in collegamento, diciamo, questa volontà e questi bisogni della gente con le istituzioni, che diciamo in alcuni casi si mostrano anche sensibili. Poi certo ci sono le difficoltà, le vischiosità tipiche delle istituzioni e anche diciamo del sistema politico italiano, complicato e con tante problematiche, con tante contraddizioni, ma noi vogliamo lavorare per ricostruire un legame e anche una fiducia, e quindi nel nostro comitato, per esempio, diverse amministrazioni comunali sono attivamente partecipi e sostengono questa battaglia.